Ciao, sono Sonia. Oggi andiamo a fare una pasta molto ma molto speciale. Perché speciale? Perché la facciamo tutta cruda oggi. Oggi qualcosa di veloce, qualcosa di fresco, perché quando è caldo ci vuole. Cosa abbiamo bisogno? Ovviamente pasta, perché andiamo a fare la pasta. E io in questo caso ho già la pentola con l'acqua che sta andando. Per fare il nostro sughetto, pomodori. Io qui ho preso un San Marzano e dei pomodorini per fare un mix. Ci metto anche un pezzettino d'acciuga, un aglio e dello scalogno. Basilico, se avete quello fresco, usate quello fresco. E ovviamente olio d'oliva. Ve l'ho detto, è molto ristretta oggi, la facciamo velocissima. Prima cosa, ci muniamo di un piccolo robot, qualcosa con le lame che possa tagliare, ok? Ho anche un frullatore immersione, va benissimo uguale, non ci sono problemi. Per cui andiamo a tagliare i nostri pomodori, aggiungiamo tutti gli ingredienti e poi andremo a frullare. Pomodori tagliuzzati grossolanamente, cipolla idem, o meglio scalogno, io ho usato lo scalogno, ma potete usare la cipolla, non è un problema. Ci vado a mettere anche un po' di aricetta, lo spicchio dell'aglio, ci vado ad aggiungere del basilico, in questo caso io uso quello congelato, ma siete liberi di usare quello fresco. Ci andiamo ad aggiungere un pizzichino di sale, ma non troppo, magari dopo l'assaggiamo e vediamo com'è. Sì, aggiungiamo anche un filino d'olio, mettiamo tutto a posto e andiamo a frullare il tutto. Cominciamo a frullare, i nostri ingredienti ci sono tutti, vedete? Adesso andiamo a frullare. Qui è a scelta, se volete che rimangano i pezzettini, che lo volete un po' più grossolano, non esagerate nel frullarlo, altrimenti proseguite a frullare e ne fate un bel sughetto liscio quanto più possibile, comunque sia, ok? Per cui io un altro po' continuo. Vediamo un po', lo scansiamo un attimo e vediamo la nostra pasta se bolle. Non ancora, per cui io adesso finisco il tutto e ci vediamo tra un po'. Sughetto pronto e non vi dico il sapore che ha. Accidenti, accidentaccio, quanto è buono. Allora, ora, come vi ho detto prima, se lo volete molto più frullato, io ho frullato tanto, ma qualche pezzettino ancora c'è. Vedete com'è? Vedete la consistenza? È tutto a crudo, per cui io non lo vado a scaldare, non vado a fare niente. Adesso vado a buttare la pasta, che sicuramente sta... Eccola qua, vedete? È già bella pronta per essere buttata. Per cui io butto la pasta, la faccio cuocere e poi andremo a condire la nostra pasta. Io ho fame, ma con questo profumo volete che non venga la fame? Accidenti. Cambiamo discorso, perché sennò io vado in brodo di giuggiole. Allora, pasta cotta, l'ho leggermente sfreddata, leggermente, non proprio fredda fredda, leggermente. Per cui adesso la vado ad unire
al nostro sugo. La vado a mischiare per bene. Io ovviamente ho scelto i fusilli, ma potete usare quello che vi va, non siete obbligati a seguire passo passo. Io vi do le indicazioni, voi fate di fantasia, ok? Ci andiamo anche a mettere un po' di formaggio, ma sapete che significa poco, perché io ho paura di rovinarlo il piatto. E sapete che vi dico? Non lo metto, mi astengo dal metterlo. Se lo mette il commensale, quando va ad assaggiare il suo piatto, deciderà se oppure no mettersi. Ok, adesso prepariamo il nostro piattino. Ho scelto un mestolo piccolino, ma va bene. C'è un profumo di pomodoro fresco nel vero senso della parola. Vedete che effetto mi fa? Lo vedete? Non si può. Adesso puliamo il piatto. Facciamo le cose per bene, Così. Regista, si sente il profumo? Regista? Sì, visto? Anche il regista conferma che si sente il profumo. Allora, ve l'ho detto, io ho una culina bella forte stavolta. C'è un profumo. E il basilico poi? Che sprigiona, perché è tutto a crudo, per cui i sapori non si sono, è tutto naturale. Che altro vi devo dire? Se sta ricetta, anche sta ricetta vi è piaciuta, un pollice in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!